Ciao amici, amiche, grandissimi. 71 giri, ragazzi, 71 giri, Austria. Benvenuti a Spielberg per un'altra giornata di Formula 1 su un circuito Ciao spettacolare, amici, circondato amiche. da foreste e colline. Un'ambientazione perfetta per la gara di oggi al Gran Premio d'Austria. Gran Premio d'Austria, 22 Il gradi. circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve. È una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta curva 3 in salita. Eh sì, eh sì, eh sì. È Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di stata oggi. dura, Il eh? giro È perfetto stata di dura ieri, Carlos questa. Sainz gli è valso la pole position. Accanto a Max Verstappen, Carlos si è Sainz attivata la seconda primo, posizione. Max Per Verstappen quanto resta della griglia, secondo. È Perez, stata una gara Russell, difficile. Perez, Fernando Russell, Alonso Alonso e Hamilton Hamilton, addirittura. Leclerc, E Charles Ocon, Leclerc settimo, ma Norris ragazzi, la e Yuki speranza è l'ultimo a Tsunoda, morire. Bottas, Charles Magnussen, Leclerc, Mick Ferrari. Ciao Schumacher ragazzi, e siamo in Vettel, mega pista Gasly, con Zhou, Daniel l'amico Ricciardo Charles e Leclerc. Alexander Albon, Chiedo scusa a Stroll lui. Ciao, e sound Nicolas element, Latifi. ciao, stream Ci alerts. siamo, è tempo È di stata dura correre. perché ragazzi, Rilanciamoci in pista e la godiamoci la qualifica non è partenza. andata giusto come volevo. Pazzecchi ci offrirà le sue È stata conoscenze che tosta. oggi abbiamo. Cosa Vertex! dovremmo tenere Amico d'occhio? mio! Almeno Ti ho cominciamo salutato con un oggi commento su su Carlos Discord. Sainz, Adesso impiego facciamo la gara inseguimento se e quindi 71 giri, Vertex, ci sfugge lo 71 giri, sforzo. non ce la Le due faccio, non domande ce la posso sorgiscono tali. fare, ragazzi! Ciao Riuscirà amore il mio, leader a mantenere ciao la Love! posizione 71 giri, intatta? Carla, Non ci 71 rendiamo giri. Com'è il conto laghetto? dell'incoraggio Tutto che bene? stiamo Oh amore mio, mi avvolgendo. manchi, stasera. Incrociamo le dita e Che speriamo vieni che a il casa, primo stai a turno casa. non ci Uè, dia il più sorprese. fuego! Ciao Brian, come stai, amico mio? Bella lì, buon pomeriggio a tutti. Buona fortuna, Marco. Grazie, Ok, grazie, ci siamo. grazie, Punto Diego, sulle T, grazie, non amico mio. deludermi. Dai, allora, poi dopo, Diego, quando ci sarà una bella prospettiva di gara, l'amico Diego sta organizzando dei campionati di giochi di macchine, soprattutto adesso Formula 1, e gli farò da pubblicità, Diego, amico mio, quando poi i Red Cobra Soldiers, che è un clan che comprende anche giochi di sparatutto e tutto, però diciamo che si sta facendo le cose per fare campionati di Formula 1 adesso, Ragazzi, condivido la live e 2 minuti di concentrazione mentale. Ciao Zeta! Ciao! Grandissimo, grandissima. Ascolta Zeta Rob, se non siete iscritti al fuego, se non siete iscritti, iscrivetevi immediatamente al canale, Ok ragazzi, dai, 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 dai. Allora, com'è andata ieri? È andata benissimo, benissimo, benissimo. Vai Drums, grazie ragazzi, dai che dobbiamo fare la gara. 71 giri, Spielberg. Io vinco tutto nei campionati. Grande Zeta Rob, grandissimo. Ma sei nuovo, Zeta Rob? Non mi ricordo, o ti sei già iscritto? Ah, oh, scusami allora, scusa, scusa, scusa. Scusa, è che non mi ricordo un cazzo. Dai, dai, dai. Allora, GP. Scusa, scusa, ragazzi, sapete che io non mi ricordo. Official, sì, FAD ha cambiato nome, farà robe fighissime. Allora, ragazzi, Marco Drums Games con Charles. Allora, Marco Drums Leclerc. Com'è andata ieri? El Fuego. Ancora. E com'è andata ieri? È andata bene. Ma la stai chiedendo a me, El Fuego? È andata bene, ieri sera abbiamo fatto un sacco di ori nelle gare a circuito, abbiamo fatto un sacco di cose fighissime e poi ho fatto un bel 20 video, un bel 20 video su GP Austria, su tanti giochi, abbiamo anche fatto delle gare, dicevi? Ah, Zeta Roba, allora la mia memoria è basata sui 10-15 minuti, quindi passati quei 10-15 minuti, Zeta Roba. Ok, amore mio, vai, vai, bragali. Ciao Carla, vai, date a mangiare, date a mangiare. Sì, Zeta Roba, possiamo anche aver giocato magari 3 anni di fila e poi non mi ricordo neanche chi sei. Comunque, vai, vai tranquillo. Io gioco online, se vuoi giocare con noi, sia a Formula 1 che a Gran Turismo 7 che a Assetto Corsa, quando facciamo la parte che vado online, si può giocare tranquillamente. Comunque, se ti ho detto che vai forte, figata, eh? Del pettine perduto, bravissimo. No, il pettine non c'è più. Il pettine l'abbiamo veramente perduto. E quindi non fate il pettine, fatemi bere e basta. Allora, aspettate che sto scrivendo live now.
Ok, ho scritto adesso la play sta bene. Ah, ok, il fuego, grandissimo, è vero, hai ragione, non mi ricordavo più, infatti non capivo perché mi continuavi a dire com'è andata. Sì, allora ragazzi, giovedì venerdì c'è stato un problema alla mia PlayStation, mentre stavo facendo le live. Si spegneva da sola e quindi ero veramente triste e sconsolato. Poi alla fine ho pensato perché era bollente, no? Grazie, grazie Diego, ho bevuto subito. Allora, era bollente e l'ho pulita, venerdì sera l'ho pulita mentre facevo i popcorn. Perché ho comprato la macchina dei popcorn che è fighissima. Tra l'altro adesso ho fatto anche un video, voglio metterlo sul mio canale YouTube, della macchina del popcorn dell'Ariete. E praticamente volavano popcorn dappertutto perché li spara. E intanto io che pulivo la mia bella play. E ieri è andata tutto il giorno, oggi anche tutta stamattina accesa, sono andato lì adesso e è fredda. Quindi grazie Brian dell'informazione, ma sì, dovrebbe funzionare tutto. Ragazzi, sono quasi le 2 del pomeriggio, 56. Che orario fate voi? Di nulla, grande, grande. E io avevo 2004 che dici di bere un po'. Oh, camisera, no, che mi fai alzare per andare in bagno, Diego. Cioè, va bene un po'. Cioè, fai ogni quarto d'ora. Ma adesso per 2 ore non posso più bere. Non posso più bere. Aspetta, bevo ancora, dai, fanne un altro, fanne un altro. Ragazzi, potete avere a disposizione i Mythicoin, che è la moneta virtuale di Marco Drums Game Channel su Twitch. E secondo me investite sulla moneta perché potrà diventare veramente la moneta del futuro. Altro che Bitcoin, moneta, dollaro, yen, marchi, euro, si comprerà tutto con i Mythicoin. Io sono sicuro di questo. Allora, mettiamo. Oh, esatto, Mythicoin, ragazzi. Comprate la moneta virtuale adesso che costa poco e poi la possiamo rivendere a un botto e facciamo i miliardari. E quando Marco Drums Game sarà un miliardario, ragazzi, farò lo youtuber a vita, eh? Non farò un cazzo dalla mattina alla sera. Dai, andiamo, ragazzi. Come siamo messi? 3 minuti. 3 minuti ancora. O partiamo qualcosina prima? Ragazzi, partiamo prima o partiamo subito? Dai, io direi di partire anche subito con la gara. Cosa ne dite? Senza aspettare. Sì. Ma lo sei già miliardario, eh? Brian, magari. Volevo, ma. Via, 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 ragazzi. Basta, basta cazzate. Al via il Gran Premio di Austria, amici miei! Bisogna stare attenti! Già dall'inizio! Oh mio Dio! No, 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 no! Rovinato, rovinato subito la gara, ma chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Mi sono venuti, mi continuano a venire addosso. No, 71 giri così. Vabbè, ragazzi, dai, ci siamo solo noi, facciamo finta. Non ho fatto niente, ragazzi, eh. Allora, dai, ragazzi, che bello, iniziamo la gara. Dai, dai, partiamo, partiamo col Gran Premio di Formula 2022 Austria. Non avete visto niente voi, eh? Partiamo adesso. Go, 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 go! Ciao Rav, grazie, thank you for follower. Dai, dai, era una prova, era una prova. Oh, sono di qua, eh. Adesso voglio vedere se mi branca dentro. Thank you for follower. Russell. Dai, che collisione di che cosa, che non gli ho fatto niente, mamma mia. Mi sa di sì, sai. 50, 50 Russell. Scusa, Rav, scusa, ho letto male il nome. 50% perché sinceramente
farmi 71 giri a 70 che uso normalmente, mi viene la morte. Allora, visto che ho voluto fare una voglio fare le gare quando le fanno loro, non mi interessa vincere, ma l'importante è divertirsi insieme in live, e allora ho deciso di farla a 50, che comunque già ti pelano, eh? Già comunque 50 è tanta roba, e le gare sono veramente emozionanti. Ti consiglio di seguire anche il mio canale Orca Loca YouTube, dove ci sono tutte le altre, l'Azerbaijan e gli altri che non mi ricordo. Invece normalmente noi corriamo anche insieme agli amici di Twitch. Madonna ragazzi, c'è le gomme fredde, o sto sbagliando come un pazzo? E corriamo anche è un giro andato, bravo bravo. Sì, non è stato tanto bello come giro, eh. Devo prendere un po'. Allora, diciamo che c'ho un po' la manina e il piedino del Gran Turismo di ieri sera, eh. Che abbiamo fatto 3 ore di Gran Turismo. E Formula 1 è. L'impresa è cominciata. Grande, grande Diego. Ma mi portano indietro, ragazzi, ma siete impazziti, dai. Diego, anche ieri hai fatto così. Quando hai detto bravo Marco e oro questo, mi sono girato. Comunque dai dai dai, andiamo avanti, the show must go on. L'imprevedibilità. No, non porti sfiga, vai tranquillo, ho sbagliato io. Ma perché? Dai Ricciardo, e passa testa di mizza. Ah, c'è la safety car, manco mi sono reso conto ragazzi che c'era la safety car. Ma davvero? Oh, safety car ragazzi, cominciamo le mie gare con le safety car. Incredibile. Oh oh oh, stanno passando la safety car. Dici? Dai dai dai, andiamo in box a mettere le dure. Ma secondo te non è un po' troppo presto? Al primo giro? Ciao Fuego, ciao amico mio, come stai? Ah vai vai, scusami, ciao ciao ciao. Buona giornata Fuego. Saluta mio papà, eh. Dici? No, è tutto a posto. No, mi ha dato la penalità, stronzo di gioco. E allora devo andare ancora più forte. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Gran Premio d'Austria ragazzi, Gran Premio d'Austria. Leclerc, gara difficile. Marco Drams Leclerc, perché non voglio portare sfortuna al nostro campione e a nessun campione, perché ragazzi, chi fa questo mestiere sono tutti bravi, eh. Anche l'ultimo che arriva in fondo dà paga a tutti. Io nelle mie gare, a parte forse quella scorsa, che non mi ricordo più dove l'hanno fatta, settimana all'altra, ah è a Silverstone, le mie gare sono costernate da safety cars, ma non perché i bot sono abbastanza stronzi anche raga, eh. Dai che scaldiamo un po' le gomme. Ma quanto, ciao Charderino amico mio. Allora Charder, dopo la gara, se ho ancora di voglia, di pazienza e il mio cervello non è esploso dopo 70 giri così, si può anche giocare online, eh? C'è a chi rimane, chi è dentro ragazzi, c'è anche Zeta, c'è anche l'amico Rav che non so se vuole giocare con noi online, insomma comunque. Allora, devo stare molto attento a prendere i colli ragazzi, perché. Ciao ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi, ragazzi, grandissimi. Allora, ti dico Charder, oh Charder, stavo andando in culo a Ricciardo, stai calmo Charder. Allora, no scusami amico mio,
Allora ragazzi, Sharder è il mio amico e fa delle livree pazzesche, il livreatore lo chiamiamo, è il mio moderatore e anche il mio compagno e amico di team. Abbiamo il MDRT, Marco Drum Racing Team insieme e vogliamo fare la campagna di questo gioco insieme. Ci riusciremo a farla, vi dico la verità, e vogliamo fare anche la gara di 71 giri, le gare queste qui reali insieme. Il problema sorge quando l'online non sta funzionando bene e se per caso dopo mezz'ora, un'ora di gara, scusate ragazzi, ciao Kevin, mezz'ora o robe del genere di gara va via l'online, mi fa cadere la live e non mi piace l'idea, no? Di riprendere poi, visto che già sto facendo una faticozza assurda a fare le gare. Allora Kevin, in settimana proviamo a fare la prossima gara o proviamo a fare questa qui per dire, o un'altra, e facciamo la completa. Se tiene la connessione tutto il tempo, se riusciamo a farla bene, se riusciamo a far tutto, la prossima la facciamo così, ok Charter? È una promessa, eh? Però se c'è qualche problema o non funziona l'online, una roba in altra, devo almeno le gare devo farle da solo così. È andata via? È cominciato ragazzi! Ricciardo, guarda che bastardo Ricciardo! Ho fatto Francia, come sta andando la play? Tutto bene amico mio, orca miseria Gasly! Allora, non, è completamente fredda Kevin, quindi era proprio la polvere. Ragazzi io vi dico, anche se non fatevi ogni mese, ogni due mesi pulite la PlayStation dalla polvere, sia 4 che 5 che sia. So che è una rottura di scatole, ma evitate sorprese e vi è venuto tipo un infarto ragazzi, giovedì e venerdì quando mi si spegneva da sola dopo due ore che andava, era bollentissima, anche perché per fortuna hanno i Schumacher, hanno i le protezioni che si spengono, se no si brucierebbero, hanno delle temperature incredibili per poter gestire la live, la chat, il volante, il gioco, un sacco di robe devono gestire, l'online. Questa è una gara tosta ragazzi, Oh Bottas, ma hai tirato su la fangazza. Ciao ragazzi, ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Dai che facciamo una gara da paura ragazzi, facciamo una gara da paura, facciamo vincere il nostro grande eroe Carlo. Charles Leclerc, stavo dicendo Carlo Sainz. Comunque anche lui è bravo, a me piace. Ho corso settimana scorsa con Carlo Sainz. Dove entro amico mio? Bello il sorpassino, però va che stronzo, guardalo, com'è andata fuori, per fortuna ha frenato Bottas, io devo stare attento a non prendere il cordolo raga, esatto Diego. Andiamo a comandare con la F1 in tangenziale. Tsunuda, porca miseria, ma che balordio! Va, sono bot, Devo stare anche attento a... Ciao Cristiano! Come volante va bene? Pensate se ci va a giocare Formula 1? Assolutamente sì! Allora, T80 però aspetta, perché devo ragionare un attimo se è il T80. Grazie ragazzi! Grande Cristiano! Comunque iscriviti al canale se non sei già iscritto, amico mio! Grandissimo! Allora, io adesso sto usando il G923, che è l'evoluzione del G29 della Logitech. Però va bene qualsiasi tipo di volante, perché comunque sono tutti standard. Adesso il T80, che è quello della Ferrari, mi ricordo di vederlo perché lo vedevo proprio fisicamente. Però non... Sharderino, puoi informarti un attimo a vedere l'amico Cristiano che ci dice... Oh! Porca loca! Scusa! Non volevo venirti addosso, però sei stato anche tu un po' che mi sei venuto addosso, è stronzo. Mi ha fatto fuori la fiancata, raga. E infatti, ci sono rimasto.
Dai, 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 raga, voglio fare anche il tempo sul giro, non solo. Poi mi dimentico di cambiare le marce a volte. Oh! Ma ragazzi, si può uscire su quel punto lì? Sai che non l'ho mai capita sta roba, non è penalità, vero? A che giro i box? Allora, dovrei andare a vedere la strategia, ma secondo me possibile al ventesimo? Secondo me sì, Cristiano. Dopo, se vuoi, quando finisco la gara vado a vedere su internet e ti dico proprio se... Però sì, sicuramente sì. T80 va benissimo, è Thrustmaster. Io adesso sto puntando a prendere il Fanatec DD Pro quando riuscirò a farlo. Ok, ok, grazie Cristiano. Cristian, scusa, avevo detto una O. Scusa Cristian. Orca la miseria, oh, questa curva qua la faccio sempre un po' fuori. Comunque, se non sei iscritto, iscriviti al canale, amico mio. Se sei iscritto, invece, grazie. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Devo vedere un po' cosa dicono i box, eh. Adesso andiamo a vedere quando siamo sul dritto. No, davvero? Porca. Al dodicesimo, ok. Porca. Va Perez! Ragazzi, sempre... No, sono ancora buone le gomme. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Cacchio, mi ha passato Perez, raga. Non me lo aspettavo. Ma no, Perez! Madonna, raga. Ma secondo voi ho sbagliato io a fare il sorpasso di... Ciao, amici e amiche di Twitch! Perez, mi hai toccato dentro. Ma hai visto che roba? Dai, 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 dai ragazzi, dai ragazzi. Ansia, adrenalina, emozione. Ho rischiato grosso lì. Devo stare molto attento. Non ci sono tanti punti dove superare, perché qua anche loro vanno forte. Hai ragione, hai ragione. Entriamo in questo giro? Ok, dai, mi fido del mitico Diego. Allora, aspetta che devo chiamare i box. No! Ma no, scusate raga, ho sbagliato tasto. Qual è il box? Quadrato. Ma vaffa, scusate. Vabbè, rifamo il pezzo, fate finta che non ho fatto niente. Tanto non ho né guadagnato né ho fatto nulla. Allora, devo chiamare col quadrato i box. Anzi, ho perso tra l'altro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Ah no? Ah cacchio, io pensavo di sì. Dai, ma dai! Ma perché? Ma porca la puzzola! Ma sto rincoglionito di Alonso! Scusate, raga, ma ci sta! Ma dai! 50, 50! Vabbè, the show must go on! Li riprendiamo, li riprendiamo! Fammi fare un altro giro, dai, rientro prossimo. Ma chi è? Ma ancora! Vabbè, dai, entriamo in box. Bellissima! Oh! Ma mi continuano a prendere dentro, ragazzi, ma perché? Perché, raga? Io non lo so, non lo so davvero. Non so dirvi perché mi prendono dentro. Allora, spero che la gara di Leclerc vada un po' meglio di questa, eh. Vi dico la verità. Non lo so. Le mie gare sono sempre così, Sharder. Sono molto frenetiche, incredibili. Sono gare incredibili. Dai, dai, dobbiamo recuperare adesso, eh.
Sì, c'è da metterci le mani nei capelli, ma ce la possiamo fare, eh? Ce la dobbiamo fare. Esatto, adesso è solo rimonta, non c'è nessuno che mi butta fuori. Brava, brava amore mio, bucagli le gomme. Dai, recuperiamo, raga. Senza pietà. Hai ragione. Bocchiamogli le gomme a Charles, perché ci diciamo sempre che ci buchiamo le gomme. Poverino, non è neanche in gara. Buchiamo le gomme a Bottas è stato, ragazzi. Incredibile, raga. Gara piena di colpi di scena. Le gomme non tengono, sono fredde. Ma abbiamo messo su ancora le morbide. Latifi rientra per la sosta. Ah, era Alonso. Allora buchiamo le gomme a Alonso. Sì, è lui che mi ha buttato fuori. Carlos è rientrato ai box. Carlos è entrato adesso, eh? Cacchio, che ritardo che ho. Ciao amici e amiche di Twitch, ben arrivati, buona domenica pomeriggio a tutti. Un buon da domenica di Formula 1 GP Austria 22. Charles Leclerc. Forse devo frenare un po' di più, eh? Dai che è là, dai che lo vedo. Devo frenare un po' prima, Marco, qua. Cioè, non lo so io. Sempre l'ultimo in quella curva. A livello tempo non ho visto neanche quanto è il mio tempo rispetto agli altri. Grazie amore. Non so neanche il tempo. È attivo il turbo. sarebbe da fare sinceramente, eh. Guardalo là, è sempre più vicino. Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. Al centro a destra, perché a destra? Ok, il distacco è 4,2 secondi. Ciao amici e amiche, perché chiami la destra? No, l'ho spostata più in alto perché ci vedevo poco. E allora Andrea me l'ha fatta spostare un po' più in alto e è meglio. Guardalo, incominciamo a prendere il primo. La Tifi, sta arrivando. 33,4 secondi. Sono andati dentro adesso a cambiare le gomme loro, eh?
Ah, ma dici la webcam? Ah, ok. Ah, ci sono i tempi là? In basso mi dà fastidio però. Poi la tengo sopra o in mezzo, però in mezzo dà un po' fastidio. Grazie, mo. Oh, Carlo Sainz 1.12, eh. Ci sta dando dentro il ragazzo. Se no devo metterla in mezzo e diciamo che lì di fianco non mi dà fastidio. Non mi sembra che sto andando male, ragazzi, ma qui non li becco, come cazzo è? Ah, Diego. Si vola. Eccoli! Eccoli! Concentrazione, vero mo? Sorpasso da paura! E vai! Bravo, 2-1. Adesso vediamo che non mi vengano addosso, eh. Dove non batte il sole, dove non si può, dove la pista è piena di fangazza, di gomme, cartine di caramelle. Le mie gomme hanno preso tutte le cicche, le cartine delle caramelle, sono tutte sporche. Amore mio, e vai, primi due, sì, 18esimo, non è tanto una buona posizione per l'amico Charles Leclerc, ma dai che sono tanti giri. Guarda che li vediamo là in fondo, piccoli piccoli. Sì, amico mio. Dobbiamo farla, Charder, dobbiamo farla. Ste gare da 70 giri insieme. È che l'online fa schifo, devono sistemarlo. Sì, amore mio. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Benvenuti ragazzi e ragazze. Squadra. Dobbiamo, è perché non facciamo mai io e Charderino la prova. Dobbiamo fare sta maledetta prova di mettersi dietro a 41 amico mio. Dobbiamo mettersi dietro una sera a fare proprio. Orca miseria, che errore. A 51. Cacchio, ma avevi già. Ero già quasi contento di 41 giri.
Perché Vettel, andiamo a prendere Vettel. Grandissimo Vettel. Ero quasi contento perché sono stanco. Ragazzi, bisogna frenare di brutto, eh. Traiettorie incredibili, stranissime, infatti non sto andando forte. Ed è un circuito che conosco bene, eh. Dai, abbiamo preso qualcosa? 4. Sì, qualcosa l'abbiamo presa. Ciao amici e amiche, benvenuti nella gara di Formula 1 Austria 2022. Gara difficile per il nostro Marco Drans Leclerc, ma adesso must go on. Ogni problema, ogni cosa che succede in gara bisogna portarla a termine, bisogna correre ancora più forti, più concentrati, più... più motivati. Mi hanno buttato fuori 3 volte, ragazzi, dall'inizio. Uno è stato Alonso e gli altri due non mi ricordo. Distacco dall'auto davanti, 4,7 secondi. Silverstone, sì, l'ho fatta settimana scorsa, Kevin. Tosta, tosta, Silverstone è tanta roba. È tecnica, ma è anche veloce nel punto dove ci sono le... Beh, anche Austria è bellissima, eh? Questa qua, Spielberg, no? Si chiama Spielberg, Spielberg. Braga lì, amore mio, c'è Kevin, sì, sì. Tosta in che senso? Beh, è una bella pista, se non stai attento vai a sbattere, è fatta bene. Questa è tosta, non difficile. Pista difficile è Miami. Spielberg, sì. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Dai che lo prendiamo, chi è che? Vettel. Vettel, arrivo. 7,9 secondi. Porca loca. Questa l'ho presa malissimo, si perde un sacco di tempo, raga, eh. Non si guadagna da fuori così. Infatti vedete che non c'è neanche la penalità, no? Perché non si guadagna nulla. Madonna, i primi saranno già chissà quanto avanti. Ero terzo, ragazzi. Il distacco dalla vettura davanti è 3,0 secondi. È vero. Ciao, amore mio. Vai? Ciao, ciao, ciao. Da che ora torni? Sì, ecco, ecco lì, Perez, Albon e Alonso, bravo. È tempo di entrare nei box, completa il giro. Ma come morbida ancora? Perché mi continuano a mettere le morbide? Ah, Temo, scusa, non avevo capito, pensavo che andavi.
Ma forse mi stanno mettendo le morbide perché sono indietro, quindi almeno vado un po' più veloce. Ciao TM, no! Ciao TM! Sono sporche! Sono sporche! Ragazzi, di tutto è successo! Porca loca, avevo quasi preso Vettel, amici. Carlos è entrato ai box. Eh sì, hai ragione, se non ce la sapete qua. Ti sei perso un qualcosa di incredibile. Allora, c'è stato Perez, Alonso e l'altro scemo che non mi ricordo, che mi hanno buttato fuori. Poi c'è stato, dall'ultimo posto sto ritornando, ho fatto un cambio gomme, Albon, bravo Diego. È qualcosa di incredibile anche questa gara qua. Le gomme non tengono più. Sì. Purtroppo ragazzi, le gare sono così, sono più forte di tutti e mi vengono addosso per buttarmi fuori. Sì. Uè, Gianmarco, amico mio, che disastro di gara. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,5 secondi. Cos'è? Perché mi ha aperto il coso? Perché dice che devo andare a fare le gomme? Cambio gomme? Ciao grandissimi, mitici! Guasto al DRS, ma non rientrare per adesso. Ma non ti va il DRS? No, l'ho messo automatico in realtà, perché è una rottura di palle tutte le volte trovare il tasto e schiacciare il tasto del DRS. Ma dovrebbe essere automatico, poi non so se lo fa. Ma non c'è qualcuno in box, caspita, che riesco a passarli? C'è un problema che ha appena detto l'ingegnere. Oh! Dobbiamo cambiare le gomme? Porca miseria, ragazzi. Perché quando c'è il cambio gomme sono sempre migliaia di euro qua, quindi cerco sempre di risparmiare un po' di soldini. Ma perché io tengo basso, no? Il volume, ragazzi, solo un pelino per sentire il motore, quindi diciamo che non sento quello che dice l'ingegnere. Ma voi lo sentite? Loki! Amico mio, che gara incredibile che è stata questa qua, che emozioni all'inizio. Tutti che vogliono buttare fuori l'amico Marco Rams. Non fare il pit, sono in live anch'io. Grande Loki. Allora, non fare il pit, ok, aspettiamo un attimo allora. Li recupero, eh? Tanto un po' di gomma ce l'ho ancora. Albon, questo stronzo! Assurda. Esatto, Loki. Dai che prendiamo Albon. Ti ho negli scarichi, Albon. Ma come cavolo fa quella macchina lì, che è un cesso, avere più ripresa della Ferrari? Guardalo, Drums. Ciao Loki.
ma come si pronuncia il nome di questo qua? Guanyu. Bravo, hai ragione. Sverniciato! Bello, che sorpasso! Quindi dite di mettere le medie, ragazzi? Non provo ancora le morbide? O metto le dure, cosa ne dite? Dai, aiutatemi ragazzi. Medie o dure? Dure? Okay, il distacco è 9,6 secondi. Ok. Vado con le dure? Ok, tutti dure, grandi ragazzi, grazie. In seconda. Durissime addirittura. Dicono tutti dure, Gianmarco. Così sposto. Ma c'ho ancora due pit stop? Uno l'ho fatto prima, eh. Quanti sono i pit stop della gara, raga? Due. Beh, allora c'ha ragione. Possiamo fare così, dai, così accontentiamo tutti gli amici di Twitch e vediamo se è una strategia. Adesso metto le medie, che vado un po' più velocino. Dopo, nell'ultimo sprint, metto le dure e speriamo in bene che... E invece, ragazzi, se io metto ancora le morbide, non ce la faccio, secondo voi, con i giri? Siamo solo a 30? Se metto ancora le morbide, così riesco ad andare un po' più veloce come sto facendo adesso, che li recupero. È una brutta idea? Ragazzi, ingegneri di Twitch, aiutatemi! Ingegneri di Twitch... Fino a 53 fai il pit. Con le medie dici, eh? Poi soft. Ah, tu dici di usare le medie e poi facciamo ancora le soft, così l'ultimo pezzo posso andare veloce? È una... Sì, non è male come idea, eh? La bomba, non è male. E diciamo che mi sono già dimenticato quello che hai detto. Puoi ripetermelo per piacere? Cioè, faccio adesso le... No, se invece io adesso faccio al contrario... Avil sei Kevin, però porca miseria, non mi ricordo mai che sei Kevin. Medie poi soft, come dice Gianmarco, non è male come idea, eh? Perché con le medie lo porto avanti. Sì, adesso vado. Grande. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Ok. Sì, medie sono gialle, no? Le giusto, raga? Le tue spalle sono in condizioni migliori delle tue. Terremo d'occhio i tempi sul giro. Eccomi, raga. Porca miseria, non riesco mai a capire. Ho fatto, raga, mi sono fermato, ho bevuto, come mai là dietro? Oh, sto bastardo! Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. No, ragazzi, devo finire, avevo già fatto il cambio. Ma come faccio a fare 50 giri? Avete sentito quello che ha detto il meccanico? Porca merda!
Dai, guardalo! Oh! Ma no! Ma no, raga, dai, ma l'avete visto? Aspetta. Che testa di minchia sto Magnussen. Ma dai! Scusate, raga, ho dovuto usare il torno indietro perché era veramente assurda la situazione. Mi stava brancando dentro e non mi faceva più uscire sto scemo nitro. Io non lo uso mai nelle gare il torno indietro perché devono essere più reali possibili. Magnussen mi sta sui coglioni, scusate ragazzi se ve lo dico. Ci sta, oh, e che cazzarola Magnussen. Ciao, ciao Diego, è andato via Diego? Ciao, ciao amico. No, è il secondo. È il secondo Kevin. Il primo l'ho fatto all'inizio quando c'era il bordello. Ma in teoria dovrei averne un altro, però... Ha detto vuoi andare fino alla fine con queste gomme. Hai sentito anche te, hai detto così, no? Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,7. Vai, 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 Charder. Vinci per noi, amico. Che qua è difficile, eh. Oh, incominciamo a fare giri veloci, raga, eh. Perché qua... E chi lo sapeva? Beh, a parte che le intermedie dovrebbero durare un po' di più, eh. Beh, vorrà dire che alla fine farò fatica. Beh, adesso devo recuperarlo, amico mio. Dobbiamo recuperare, siamo sedicesimi, raga. C'è ancora tanta gara da fare, eh. Grandissimo Christian! Grande! Mamma Christian, che gara, che gara. Aspetta, aspetta che questo mi frena e mi spacca l'alettone. Sto Ricciardo. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buona domenica a tutti e buona Formula 1. Charles Leclerc che rimonta, gara emozionantissima su Marco Dramas Games Channel Racing Team Twitch. Dai che prendiamo questo tipo qua che non so pronunciare. Guanyu. Verniciato. Albon mi ha fatto girare prima, raga, quindi un po' mi sta sulle scatole. Dai, Leclerc! Traiettorie impossibili! Stai creando un buon vantaggio. Vai, raga! Ho perso il pettine verde, ragazzi, non posso più pettinarmi.
Dai, 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 Christian. E vai, potenza, 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 potenza al massimo. Concentrazione. Andare al limite dell'auto. L'auto la conosco. La pista la conosco. Il distacco dalla vettura davanti è 3,1 secondi. La forza G mi sta distruggendo. Oh, nessuno che entra in box, eh. Aspetta che faccio fatica a vederlo. Carlos è rientrato ai box. Cos'è che ha detto il mio meccanico? Abbiamo problemi alla radio e purtroppo non sento il meccanico. Eccolo lì, raga. Dai che lo prendiamo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Buona domenica pomme a tutti. Domenica di gare, domenica di Formula 1, domenica di motori, domenica di olio. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Ma come mai, ragazzi, frenano così tanto loro? Che io freno, ho tutto il pedale giù. Ah, forse perché c'ho l'ABS. Cazzarola, ho fatto danni, ho fatto danni. Ma anche te, Russell, mi stai sui coglioni adesso. No, no. Per fortuna, raga, sono riuscito a... Oh, Russell! Russell è andato. Bella mossa, ben fatto. Gran sorpasso, raga. Andiamo a prendere Schumi. Andiamo a prendere Schumacher. Ralf. Devo arrivare secondo! ...39 giri con queste gomme, ragazzi! Come è possibile? Arrivo con i brandelli di gomma, non arrivo con la gomma. Ma come mai non posso entrare in box? Devo stare molto attento a Ocon, eh? Ocon era quello che mi ha buttato fuori prima. Sverniciato? Ciao Ocon! Ciao! Come boia, hai ragione. Ciao giovane, grande, come stai, come stai? Se non sei iscritto al canale iscriviti, se sei iscritto, perché non mi ricordo, grazie mille, grandissimo, sto benissimo, sto facendo una gara emozionantissima, incredibile, incredibile giovane, che qua è veramente è successo di tutto, tutti che mi brancano dentro, tutti che hanno paura del grandissimo Marco Dranz Leclerc. E stiamo rimontando, il problema è che mancano 31 giri con l'ultimo paio di gomme e insomma vediamo insomma,
Speriamo bene, speriamo bene. Gara emozionantissima, il primo pezzo, adesso è una gara di aspettative, di... Guardalo! Volevi! Ciao Gasly! Allora, adesso io non ho più box, eh! Possiamo farti fermare a questo giro. Ma come mai però mi fa entrare? Cioè mi fa entrare e non mi cambiano le gomme, raga. Io non ho capito, ma io gli ho fatto due cambi, ma non sono tre i cambi. Non ci sono tre cambi di gomme, no, due cambi. Quanti cambi sono, ragazzi, in una gara? Forse l'ho già chiesto anche prima. Sì, però scusa, se non dovevo più farne, Kevin, non mi diceva, no, guarda che tu non hai più a disposizione i cambi. Mi dice di entrare e poi non me le cambia? Ma davvero, perché se devo arrivare alla fine con queste gomme, gli ultimi giri li faccio su... Safety car, Charder, aia! Tre pit, però a me sembra di averne fatti due, però non me lo ricordo, ragazzi, potrebbe... Allora, all'inizio c'è stato un bordello, poi non ho cambiato le gomme, sono entrato a cambiare al 21esimo giro, quindi questo secondo me ce n'è un altro. Ma perché mi ha detto il gioco che devi fare le gomme con... cioè devi fare tutta la gara con queste gomme, perché l'ha detto? E cosa faccio? Rischio di entrare e poi non me le cambia? Ciao amici e amiche di Twitch! Non riesco a capire, Kevin. Me le cambiano, ma se ne ho solo due? Cioè il gioco mi ha detto, non ho più, devo andare fino alla fine con queste gomme, l'ho sentito bene. Avete sentito anche voi, no? E se mi ha detto così vuol dire che ho già fatto i tre pit necessari, perché me l'ha detto? Ciao amici e amiche di Twitch! Dilemma incredibile, ragazzi, non mi ricordo più se ho fatto due o tre cambi gomme, ma io ricordo due. E quindi mi devo fare... oltre i 20 giri che mi sono fatto, altri un bordello di giri ancora per la fine con queste gomme qua. Alla fine saranno finite queste gomme. Allora, visto che non lo so, quando vedo proprio che non mi tiene più, dici? E poi cosa ti dà allora la penalità? Secondi. Ma quello sì, perché io penso che ho cambiato solo due, ragazzi, ho un altro cambio. Ma perché mi ha detto così il gioco? Che poi tra l'altro se le vado a cambiare. E perché dure? Ma sono al 14%, raga. Un cacchio.
Esatto. Beh, ma scusami Kevin, ma dopo metto le morbide che viaggio. Dure perché? Ho quasi finito la gara. Se mancano 20 giri, le morbide se le fa quei 20 giri, eh? No? Cioè dure poi non vale un cacchio. Se per caso devo fare un po' di bagarre alla fine che mi passano quando faccio il cambio, la vedo dura io con le dure, eh? Bisogna per forza metterle dure? Distacco dall'auto davanti, 1,6 secondi. Non c'è una regola che bisogna per forza mettere una gomma, no? Cioè uno può fare quello che vuole. Lo so amore mio, ma il morbido... E allora... Le morbide ho fatto all'inizio 21 giri. All'incirca, 20, sì. Se io con questa riesco a fare... A parte che se non mi arriva al 50% io finisco con questa, eh. Finché non si consumano, Kevin. Bottas. Guardalo, guardalo. Momenti mi butta fuori Bottas. Eh sì, infatti, no, no. Vanno ancora bene adesso, sento che tengono. A parte questa che l'ho presa proprio scialla. Sì, sì, sì. Dalla vettura davanti è 15,0 secondi. Tra due minuti inizia il GP vero, ragazzi. Vi prego di non far spoiler, anche se succedono cose brutte e belle. Di fare la spoiler perché gli amici che stanno guardando il mio Gran Premio magari poi vedono quello stasera sulla 7, credo, giusto ragazzi? O magari hanno registrato quello su Sky che va in diretta quando corrono loro. Quindi vi prego di non fare spoiler, tanto speriamo che vinca la Ferrari, almeno io, visto che io corro sempre con Leclerc o il mitico Sainz. Intanto non ci guardiamo il mitico GP di Marco Drans. Adesso abbiamo Hamilton là, eh. Andrea! Amigos! Che gara Andrea! No, ma questo è un doppiato!
Ma va fanculo, va. Pensavo che era, infatti la vedevo troppo veloce vicino Hamilton. Bah. In che senso, amico mio? Arrivano. Adesso arriva Hamilton. È stata una gara incredibile. Mi hanno fatto girare in tre, una safety car. Cose veramente incredibili, Andrea. Ah, sì, c'è... Non c'è Lord, non c'è la Giulia. C'è Sarderino, sta giocando anche lui. C'è Bragali. Miseria, ha tirato lungo, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di... Ciao amici, amici, amiche, come state? Però siamo tutti presi a seguire la gara di Marco Drums Games, amico mio, che non è molto animata. Dai, anima tu. Poi c'era Carla che non c'è a casa, quindi non può fare i pronostici o... Gli altri che possono fare pronostici è Sharder, ma sta correndo, o comunque scrivere parecchio in chat, e la Julie e Lord, che avevano detto che venivano, ma probabilmente sono andati a farsi un bel giro, ragazzi. Lui mi dice che posso fare un'altra sosta, però, Dai ragazzi, devo arrivare per forza al primo secondo, che Cristian fa le sub, ha detto. Oh, grazie dell'abbonamento, ragazzi, non riesco a leggerlo, quindi grazie mille Andrea che mi hai avvertito, grazie mille. Chi l'ha fatto? Perché sulla PlayStation non viene fuori chi sia buona, ragazzi. Me lo dici per cortesia, Andrea? Grazie mille, ragazzi dalla chat, ringraziate che ha fatto l'abbonamento. Grazie davvero, è un piccolo passo per Marco Drums. Davide, oh, grazie mille Davide, grazie Davidino, ma in chat Davide, grande Davide La Monica, ragazzi, seguite il suo canale YouTube, anche lui fa lo streamer, sta portando anche lui Formula 1, tra l'altro, dobbiamo giocare anche insieme, porca vacca, è arrivato un abbonamento e mi ha dato il cervello in pappa, sono andato lungo. Grazie Davide. Eccolo il Davidino, amico mio! Grazie Davide dell'abbonamento, sempre gentile, grandissimo. Sono andato stamattina a vederlo, ragazzi, e Davide tra un po' arriverà in volante, arriverà il G29 e il G923, quindi tra un po' davvero si correrà anche insieme, Davide. Facciamo delle belle gare anche insieme, perché non ci troviamo con gli orari delle live, però riusciamo a fare le cose anche insieme, ragazzi. Bella lì, grandi ragazzi! Se siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi! Non manca tanto la fine della gara, ragazzi, sono anche stanco. Eh sì, Davide, dobbiamo farci una bella garetta insieme, No, errore incredibile, ragazzi, sbagliato completamente la curva.
la stanchezza, un po' le gomme, vediamo le gomme a che punto sono. Sono i doppiati adesso anche. Porca la miseria. I doppiati sono un problema, eh? Perché non si spostano mica, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, grandissimi. Ho capito. Si spostano sti doppiati o Marco Danos deve sempre fare... Qua dove si era fermato quello lì? Vettel, ma levati! Ma porca miseria! Devo star tribulare anche con i doppiati, raga. Mi fanno perdere tempo per andare da Hamilton. Cazzarola. Ciao amici e amiche di Twitch. Siamo quasi alla fine di questa gara, emozionante, è successo un sacco di cose. Albon, non me lo ricordo più. Sì, lo so, infatti Davide ho chiesto di non far sapere a nessuno, ai nostri amici qua in live, cosa succede nella realtà, perché poi magari vanno a vedere davvero la... Ok, assolutamente sì, Cristian. Adesso sto cercando di arrivare secondo, Mi ricordo ancora quello che hai detto prima. Il mio amico Davide, il grandissimo Davide La Monica, che ha un canale, ha fatto un bel abbonamento, mi ha fatto una bella sub. Ci mancherebbe di arrivare secondo, così ci arrivano altre belle sub. Dai. Poi Andrea mi ha promesso 3 sub al canale, il grandissimo Andrea, che faccio su Gran Turismo 7 tutto oro al Nürburgring. È anche una sfida anche quella lì. Forse ho bisogno solo un po' più di tempo. Era a fine mese, ma ascoltando che sto giocando poco Gran Turismo, magari vediamo se c'è una proroga di un paio di settimane. Cacchio, sono tutti doppiati questi qua, raga. Dai, ma sei così fiscale. Che cavolo. L'ho fatta un'altra ieri sera. No, effettivamente era quello GP. Dai, una proroghina di qualche settimana, di qualche mesetto, di qualche anno. Oh, c'è una zanzara che mi sta massacrando. Ma è possibile che ci sono già giro le zanzare a quest'ora? Non dormono le zanzare a quest'ora. Dai, 4 secondi da Hamilton, 56, 60, 11. Oh, caspita. Vabbè, cosa devo fare? È così. Allora prendiamolo e cerchiamo di lucirci. Stasera provo. Più che altro è che non mi ricordo, è troppo lunga quella pista lì. Ciao amici e amiche di Twitch. Come state, ragazzi? Mi manca anche l'amico Maurizio. Sta lavorando troppo con il ristorante all'aperto. Aperto quello all'aperto, che dentro fa troppo caldo. Hamilton, raga? Hamilton? Sì? È lui? No, Ricciardo, ma porca lacca. Guardalo, ma un cazzo di doppiato.
Ma dai! Ma gioco, ma non è possibile! Ma hanno doppiato! Raga, il gioco non si è accorto che hanno doppiato! Ma porca miseria! Adesso ti sei accorto, di rimuovere, di levarsi. Ma porra, fanculo Riccardo. Ricciardo, stupido. Stupido. Mi ha fatto perdere 2 secondi, mi ha fatto perdere. Tu scemoni. Cazzo, mi ha sorpassato. Andiamo a vedere. Buona ancora, 34. Adesso quel Riccardo lì non faceva passare giusto, stusce unito. Secondo me ce la facciamo arrivare alla fine, Kevin. Se devo entrare adesso... è gara finita, eh. Allora piuttosto me la gioco agli ultimi giri che non sto in strada, ma... almeno che vedo adesso che entra o non entra a cambiarla, ma io non sto vedendo nessuno che entra a cambiare queste gomme, eh. Vedi, non c'è nessuno. Giro veloce ho fatto anche. Dai, dai, ci sta. Urca. Ciao Luigi! Allora, Logitech G923, Luigi. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, amico mio. Se poi vuoi giocare con noi, si può giocare. Se vuoi solo venire a vedere live, puoi fare tutto quello che vuoi. Siamo una grande famiglia qua. E infatti, no, no, adesso non posso fare pit stop. Adesso devo andare fino in fondo, Kevin. Logitech G923, amico mio, Luigi. La gara siamo in Austria, il circuito dove stanno correndo e hanno cominciato già, tra l'altro. Chiedo di non far spoiler della gara reale, ragazzi, perché... oh, grazie Luigi del follower, grazie amico mio. Vedrai, vedrai che ci divertiamo, facciamo Formula 1, facciamo Fall Guys, facciamo assetto corsa competizione. Ok, amore. Ciao Carla. Ragali e mia moglie, ragazzi. E poi stasera, se ha voglia, ci sarà anche stasera per fare il Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, vero Kevin, grazie che mi hai aiutato. Warzone col mitico Morris, Fall Guys con la mitica Kitsune, anche con l'amico zio Mario XD, tante collaborazioni, Giuvitusto TV, giochiamo con l'amico Vertex, Kevin, Sharder, un sacco di roba, Loki. Ciao Bragali, ciao amore mia, ciao Carla. Grazie Luigi, del follower. Grandi ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, grandissimi. Dai che arriviamo a 610, 2 follower, amici miei. Sì, è qui Kevin. Anche a me. Adesso l'ho preso, devo passarlo però. Le gomme stanno un po'... abbiamo Hamilton davanti, ragazzi. Hamilton, ciao! Ciao Hamilton! Cazzarola! Come ho preso sta curva, raga! Sì, ma è di fianco! Guardalo! Mamma mia ragazzi, sto sudando! Mi ha fatto sudare! Voleva la posizione, non voleva lasciarmela!
E adesso dobbiamo prendere Perez, ragazzi. Dieci giri. Devo andare più che non posso, devo andare senza fare errori, senza beccare doppiati. Oh, come sono andato fuori qua. Doppiato, eccolo qua, oh. Senza fare errori, senza fare doppiati, ho fatto un errore, ho fatto un doppiato. Dai, 11-4. Mamma che gara, ragazzi. Safety car, mi ha fatto girare. Ho poca trazione, cazzarola. Avete visto anche quello scemunito lì davanti? Ho poca trazione. Ocon, mi fai passare? O ogni doppiato, quando mi libecco io, devo diventare scemo? Guardali, guardali che non mi fa passare. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Iscrivetevi al canale, dai che arriviamo a 610 follower oggi pomeriggio. Dai, grandissimi. Siamo alla fine di questa gara. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza a correre, è emozionante, un sacco di... La vettura che ti precede è 10,6 secondi. Tutta in salita, tutta in rimonta, con due cambi gomme che non ho capito perché non me ne faceva fare un'altra, quindi ho le gomme belle belle usuratozze. Ciao amici e amiche. Io spero sempre che qualcuno entra in box alla fine. Attenzione, attenzione. Cosa è successo? Dalla vettura che ti segue aumenta di un secondo a giro. È 42%, raga, me le devo tenere così ste gomme, anche perché non entra nessuno adesso a cambiarle. Entrare adesso vuol dire perdere altre posizioni. Devo riuscire almeno andare a podio. Porca loca! Ragazzi, che errore da paura! Ciao amici e amiche di Twitch! Siamo quasi in fondo a sta gara, incredibile! È quello Perez?
Vediamo se riusciamo, ragazzi, se riusciamo ad arrivare alla fine, almeno terzi. Erroricolo. Infatti hai ragione, stai calmo, non darmi penalità, è un errore. Ok, il distacco è 8,4 secondi. Ce la giochiamo proprio sul finale, raga, eh? I primi non li vado a prendere di certo. E le gare sono così, raga, the show must go on. Dobbiamo impegnarsi al massimo. Le gomettine qua. Sì, amico mio, non riesco a fare più le traiettorie che facevo prima, ma è 7-8, mi gira le scatole. Ce la posso fare a prenderlo? Bella Davide, ce la possiamo fare a prenderli? Dai che ti voglio vedere sul volante, Davide. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute ragazze e ragazzi. Gomme quasi finite, doppiati. Sette, tre, porca miseria, arriviamo proprio al limite, raga. Pochissima trazione, vedete come mi va dando via in, e sono delle Gasly, dai. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Siamo quasi alla fine di questa gara, ma voglio arrivare sul podio, ragazzi. Lo so che sono doppiati, sicuramente si metteranno in mezzo di coglione. Non tengono più le gomme, raga. Non tengono più le gomme. Mancano tre giri, non ce la faccio, ragazzi. Troppi testa coda mi hanno fatto fare in questa gara. Dai che ce la facciamo, 5-3, va, che roba, e come sono andato, amici miei? Distacco dall'auto davanti, 5,3 secondi.
non c'ho più gomme. Il 50% ragazzi non tengono più. E 5 secondi un giro. No raga, gara in salita e rimonta, gara incredibile. Allora loro non è mai successo niente, eh? Caspita, se avevo ancora una decina di giri li prendevo. Ciao amici e amiche, stiamo arrivando quasi alla fine di questa estenuante gara da un'ora e passa. Volevo prendere Perez ma non ce la faccio. Poi tra l'altro a loro al computer non si mettono mai i doppiati a rompere, a me si mettono tutte in situazioni che devo prendere le curve in maniera assurda. No! Max ha vinto! Amici! Un'ora e mezza ha vinto Max Verstappen! Chissà nella gara reale cosa è successo, cosa succederà. Oh! Gomme finite ragazzi, gomme finite! E quarto è la fine della gara, ci vediamo quarto ragazzi. Pilota del giorno Leclerc, Marco Brands Leclerc. Bello Luigi. Dove pensi si sia decisa la gara di oggi visto il risultato finale? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini. Allora, di scuderia. Allora, Thrustmaster T80, andiamo a vedere. Il gioco di squadra sia tutto. Ed ecco i vincitori di oggi. Una Red Bull sempre più sugli scudi ha svolto anche stavolta un lavoro eccellente. Bravo, bravo, bravo Verstappen. Bravo Sainz. Eccolo. Allora, T80, eh? Christian, è così. E purtroppo è andata. Le gare sono imprevedibili. Imprevedibile, amico mio. Mi spiace anche a me, dai, sarà per la prossima volta. D'altronde ho fatto del mio meglio e siamo arrivati quarti, non sono neanche sul podio, sono un po' triste perché volevo festeggiare con lo spumante almeno il terzo posto, ma eh sì, il T80 488 GB, aspetta, sto vedendo il T80, intanto vediamo un attimo gli highlights. Il miglior pilota di giornata. Per quanto mi riguarda, sì, 1.10 il tempo, 1.10 e 2, quindi sono andato più veloce di tutti, però essendo dietro è stata highlights per tutti. Intanto guardo il volante. Guardiamo cos'è successo in questa gara incredibile. Partenza è andata abbastanza bene perché nella realtà erano primi, secondi e terzi, invece ero settimo. Al secondo giro ecco Drums che si gira e qui succede un bordello ragazzi, safety car, un casino, mi sta portando via ragazzi, non mi facevano più ripartire. Giro 11, guardalo. Ma dai Alonso, sei proprio strunz.
incredibile. Wow, raga, questo Formula 1 è fantastico. C900 entra a master, ha problemi sul riscaldamento e pedalino un plasticone in confronto a Logitech. Non spendere meno di... Ah, sì, no, ma io credo che lui ce l'ha già, Credo che lui ce l'ha già. Oh, guardate qui, no! Continuano a farmi girare, sì! Ci voleva la safety car. Continuano a farmi girare, ragazzi. Bellissime queste riprese, Al giro 18... Mi sa che me li pappo, Guarda che me li pappo. Eccoli qui. Tutti e due me li pappo. Gara veramente tosta, Guarda qui che sono girato. Bravo che me lo branco dentro in accelerazione. Bella lì. Grandi ragazzi. Al 41esimo invece la mia vernice tutta sporca di moncerini morti. Sorpassato. Ho fatto un sacco di sorpassi, ragazzi, ma non è valsa la pena, non sono riuscito ad arrivare tra i primi tre. Ah, qui era l'Alfa Romeo di Coso. Guardalo che mi viene addosso. Passato. Ce l'ha fatta, è il 63esimo. Ciao, amici! E la bandiera a scacchi. Purtroppo è andata così. Allora, Trasmaster. Allora, per andar bene funziona. Diciamo che io ti consiglio un volante un pelino in più, che con 100 euro magari li metti via un paio di mesetti e ti compri il Logitech G923 o G29. Se vuoi un consiglio. Se invece è solo una cosa per dirmi se funziona o no, amico mio, funziona, sì. Ma dove sono io? Marco Schumacher, Charles Leclerc, ecco qua. Ah, qui era quando c'era la safety car, raga, Ah, l'ho ripresa. Ma perché non mi fa... Ah, ma sto tirando avanti i giri! Ma qual è il tasto del... di cambiare? Ah, non si può cambiare la visuale! Aspetta, raga! Sì, è questo il tasto della visuale, scusate! Vediamo un po' di replay con tutte le visuali, così vi faccio vedere un po' anche le visuali del gioco prima di lasciarci e di ritrovarci stasera alle ore 21 con Gran Turismo 7. Corre anche mia moglie Bragali TV e probabilmente ci sono un sacco di amici anche online, magari facciamo qualche garetta online. Questa è la macchina che si vede da dietro, bellissima, riflessi, hanno fatto un bel lavoro i ragazzi di Electronic Arts. La Codemaster, perché Codemaster è stata comprata. Guardate la definizione del volante, come si vede bene la macchina, è veramente tanta roba, Non sono riuscito a rendere epica la gara di Austria, il circuito di Spielberg, Formula 1 2022, ragazzi. Facendo vedere le varie visuali, questa sarebbe quella della televisione dove si può tranquillamente commentare. Questa è la visuale dall'abitacolo, vi faccio vedere dall'abitacolo, dai. Dall'abitacolo si fa un po' fatica a vedere i bordi strada, vi dico la verità.
Io volevo correre dall'abitacolo perché in assetto corsa competizione corro da dentro, in Gran Turismo corro da dentro o dalla visuale del cofano, e in Formula 1 volevo correre da visuale dentro, no? Per rendere tutto più simile alla realtà. Però sinceramente faccio una fatica con l'alo, che non riesco a vedere bene dritto, e poi anche a vedere i cordoli, i bordi pista, soprattutto queste piste che c'è sali e scendi, si fa veramente molta fatica. Quindi io diciamo che uso la visuale dall'alto, sopra l'alo. L'alo sapete ragazzi che è questo cordo che c'è qua sopra, di sicurezza per i piloti, service. Io in assetto sempre strada, assurdo comunque, ma bisogna sapere quanto. Sì, gran gioco, ma bisogna. Sì. Grande Loki! Sono. Oh, grande Loki, anch'io adesso tra un po' finisco la mia, sono in. Sono arrivato quarto. Sto facendo vedere un po' le varie visuali ai nostri amici. Incredibile! Che sono tutte di carboio, queste cose qua, raga. Una volta erano di ferro, acciaio, titanio. Adesso sono tutte barre che tengono la velocità, i 300 all'ora, sono fatte di carbonio, Incredibile questo materiale. Loki, ho fatto del mio meglio, non sono proprio riuscito a fare meglio. Troppe cose assurde, infatti quando ho fatto vedere gli highlights è stata una cosa incredibile. Ecco, io guido da qua, quella che mi trovo meglio è da qua. Quella che vi diceva Kevin è qua, un po' di lato, ma non ce la faccio a guidare un po' di lato. Mi piace molto come visuale, ma non ce la faccio io a guidare, mi sembra sempre di essere storto. Invece in mezzo... Allora, sto morendo dal sonno, ti dico la verità, Shudder. Se ci facciamo una gara, 5 giri, cioè poca roba, vengo a farla volentieri, ma giusto perché volevo correre con te. Se facciamo una gara 5 giri, vengo volentieri. 5, 6, 7, insomma, quella bassa, eh? Facciamo un tentativo unico. Su che pista vuoi fare, Shudder? E se volete giocare con noi, amici, facciamo una gara sola però, E poi chiaramente la visuale da fuori. Vi voglio far vedere gli highlights per chi si è collegato in questo momento. La gara di Marco Drums Games, come la uso io. Sì, esatto, Shudder. Vuoi fare un 5 giri? Prepari tu la stanza adesso? Lo so, Loki, lo so, amico mio, lo so. Purtroppo noi abbiamo anche il 21, perché ce l'abbiamo sia io che Shudder che anche gli altri. Anche Gianmarco e Andrea, ma abbiamo tutti comprato il 2022 e per esigenze di spazio mi sa che tutti, eccolo qua il primo, qui mi sono girato io, ma è successo un bordello ragazzi, mi hanno spinto, guardate che roba, incredibile, cose incredibili, emozionanti nelle gare di Marco Drums Games, al giro 11, guardalo Alonso, che mi ha brancato dentro. E qui ragazzi mi sono giocato la gara, Qui mi sono giocato la gara perché ora che trovavo la retromarcia e poi c'era lui che mi spingeva, non riuscivo ad andare indietro, mi sono giocato la gara. Dopo tutta in rimonta, è stata comunque una bellissima gara, guardate che riprese fighissime queste qui, Eccolo qui che mi ha fatto girare un'altra volta. E qui ero praticamente nella corsia dei box, sono andato a cambiare le gomme, ma io non devo cambiare le gomme all'11° giro, capite ragazzi qual è stato il problema? Eccolo qui Kevin, il problema del primo cambio. E poi ho fatto un altro pit stop e basta, quindi non ho capito neanche perché non mi ha fatto cambiare le gomme alla fine, però vabbè. È che il meccanico mi ha detto adesso dovrai correre fino in fondo con queste gomme. Questo è stato il sorpasso di... No, il sorpasso di Hamilton l'ho fatto all'incirca al 60°, mi sa.
E qua lui che non mi voleva lasciare strada, eh? Incredibile. Al 63 si è girato. E vittoria. Ok, amici miei, facciamo una gara veloce. No, riavvia sessione anche no. Riavvia sessione anche no, amico. Non ho sentito più nessun messaggio da parte di Charder se vuol farci la garetta o no. Perché se non la vuol fare lui io stacco, ragazzi. Sono veramente stanco, quasi due ore di gara. Va bene, non c'è problema. Te l'avevo già fatto anche un'altra volta, ma tu non c'eri. Allora, solo su invito. Vai in live, hai detto che hai staccato, devi attaccarla la live, eh. Non posso mandarti un ride senza attaccare la live, eh. Allora, dai ragazzi, allora, dov'è Charder? Charder, vieni dentro a giocare? Attacca, attacca, che ti faccio il ride, amico mio. Allora, 22. Ah, la stai creando tu? Ah, ok, perfetto. Dovevo solo avere questa informazione. Allora, ragazzi, vi faccio vedere un attimo, intanto che l'amico Charder sta creando una partitella con la pista che vuole lui, tranne Miami, che non so proprio farla. Almeno consentimi questo. Vi faccio vedere che hanno messo i brand questa volta, tutte le cose che si possono comprare, i pantaloni, ma ci vuole un botto, ragazzi, veramente 3200 punti le scarpine della Sparco. E adesso passpodio. Allora, io ho fatto il passpodio e adesso ci dovrà dare, ah no, ce l'ha già dato il 17, ci ha dato questa bella tuta, bella bella Loki. Ok, Loki 4708, così dopo devo mettere dentro tutti i dati. Ci ha dato anche i mobili da cambiare. Allora, voi se non fate il pass vi dà praticamente queste qui. Quando avete il pass, che bisogna comprarlo con 9000 punti, vi dà queste cose qua che vi sto facendo vedere adesso: la livrea, il casco, punti, quindi 2500, il mobile, mi ha dato una decalcomania, mi ha dato la cosa che fa lui. Ah, questo qui, che tra l'altro è figo, il sorrisozzo da squaletto, il cuscino, un bel balletto. Sì, questo qua è Marco Drums Games, sicuramente io ballo così. La livrea, ah, una bella tuta, non è malvagia la tuta, eh. I quadretti, mi ha dato sta cacata, il guanto bello, è una tuta che mi piace. Adesso mi regalerà un geometrico nero, un altro balletto da scemunito, un casco fichissimo e altri punti a livello 21, eh? A livello 21. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi! Sto aspettando l'amico Charder che parte a farci una bella garetta insieme. Poi ci sono anche queste cose, che ci sono le sfide, ragazzi, da fare. Sorpassa 15 avversario col DRS attivo, con la tua scuderia guadagna 1.012.000.000, in carriera pilota registra il giro più veloce durante le prove, tieni la pole e vinci la gara. Compi il giro più veloce in una sessione in Francia. In una sessione vuol dire in una gara o anche in tempo? Non ho capito. Allora, con la tua scuderia compi un totale di 5 pit stop, vinci partendo da... ti è arrivato dalla pole position in Austria con l'IA a difficoltà esperto. Ok, beh, tanta roba, eh. Allora, vediamo se è arrivato l'invito. Ok, vediamo se funziona online, perché ieri aveva dei problemi. Oh, bella lì, andiamo Charderino, vai, 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 vai. Io che no, che macchina, oh, Leclerc. Charles Leclerc, amici miei. Oh, che bella la casetta dell'amico Charder, eh. Ha un motore per tavolino, eh. Grande, grande, forse ce l'ho anch'io, tra l'altro. Allora, amichevole Canada, tentativo unico 5 giri. Sì, sono già dentro. Amico mio, non mi vedi? Vai, fai pronto. 3, 2, 1, andiamo! Grandissimi! Allora, Canada, Canada, sì.
Canada. Ah, ho capito qual è il Canada. Ho capito qual è il Canada. Vai, vai, giro veloce, amici. Giro veloce, gira la ruota. Comunque spero di aver risposto all'amico che mi chiedeva del volante, eh. Quindi è bello, puoi comprarlo, funziona col Formula 1 e il Gran Turismo. Se puoi comprare invece il Trasmaster T80, prendere il Logitech G20 o G923 meglio. Se hai risorse infinite, c'è il Fanatec DD Pro che è fantastico, eh. Vai! Ciao amici e amiche, come state? Caspita ragazzi, mi devo ricordare sta pista. Adesso mi sembra che c'era da fermare mica da frenare mica male. E adesso c'è il punto dove si torna indietro, che c'è il curvozzo. No, non l'ho visto! Porca vacca, ho visto male il curvozzo, è tutto brutto sto asfalto. Non so com'è andata, non ho visto il curvozzo ragazzi. Ah, grande Sharder, grande Sharderino, vediamo per quanto mai fregato, per quanto mai battuto. Ok, 30 bondi, 60 bondi, bella lì, ci sta. Ok, andiamo avanti. E 13, porca loca, grande Sharder, 3 secondi. Io non ho gli aiuti e non mi ricordo più sta pista qua come è, però bravo, grande Loki. In attesa di altri giocatori, hai fatto con tutti o siamo soltanto io e te Sharder? Oh ragazzi, io vi aspetto stasera, vi aspetto stasera ore 21, Gran Turismo 7, ragazzi, ok? Vi aspetto stasera, amici miei. Ok, fra pochi istanti partirà la gara. Ah, siamo io e te. Porca miseria. Devi andare in altri. Dopo ti faccio vedere un video come si fa. Perché se le organizzi tu le... A parte che se devo fare quell'altra... Dobbiamo provare una sera a vedere se tu esci, se mi fa andare avanti a me. Dobbiamo fare un po' di prove per poter giocare insieme le 50, 60... Oh, oh, oh! Dai! Go! No, no, porca miseria, incredibile ragazzi, per non venirti addosso sono andato dritto amico mio, vabbè fa niente, vai, diciamo sgol. Gli stavo andando addosso, non mi ricordavo che c'era la curva di lì. Che barba. Vedi però, con impostare solo io e lui poi diventa noioso, invece se metteva anche gli altri, per quello che è difficile e non abbiamo ancora fatto una gara di quelle lì lunghe, perché dobbiamo mettere anche l'IA in intelligenza artificiale, perché adesso io stavo battagliando con gli altri invece di correre da solo.
Ah, Monte Carlo è... io ne ho fatti 56, lì cos'è che era Rocky, è tanta roba Monte Carlo, eh. Cazzo, allora chi se lo ricordava che c'era più quella lì. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Bella lì raga! Un po' lunghetto, eh! Ciao amici e amiche! Sei all'ultimo giro. Ho sbagliato all'inizio che gli stavo andando addosso a Scharder e per non andargli addosso qui ho tirato dritto.
Bravo Charles! Monte Carlo no. Dai, facciamocela un'altra veloce, Charles. Facciamo. Puoi selezionare il circuito? Grande Charles, grande. Selezionare. Non so cosa possiamo fare. Facciamo Monza? Grande Charles, bravo. 14,270, bella, migliore. Monte Carlo, ma no, dai, facciamo Monte Carlo, dai, 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 Andrea. Andrea dice Monte Carlo, facciamo Monte Carlo, dai. Dai, dai, Charles, una l'hai vinta, l'altra la perdi, dai, fammi vincere a me. Fammi vincere una. Monte Carlo per Andrea. Andrea glielo devo, perché così mi prolunga due settimane il tempo. Almeno, almeno mi prolunghi il tempo, Andrea, di... del, delle sub, eh? Dai, di due settimane, ti faccio la tua pista preferita. Puoi scegliere la pista? Da qua? Senza uscire? E che ci sia il tempo bello, però, eh? Dai, una settimana, su, fai il bravo, Andrea, ti sto facendo la tua pista preferita. La tua pista preferita, siamo già al 10, è quasi finito. Monaco? No, 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 che cavolo, incredibile, ragazzi, incredibile. Non si sposta proprio, non si sposta. Tassativo, tassativo. Ok, via. Hai messo però il tempo che non sia merdoso con la pioggia, né? Perché già Monte Carlo è già Monte Carlo. Se poi ci mettiamo anche il tempo pioggia. Sì, ho accettato, ma era... Dai, poi sulla finale, vediamo un attimo, vediamo un po', cerchiamo di venirci incontro. Era così, è andata così, me lo ricordo. Cerca di venirmi incontro. Monaco, spero che hai messo con il sole, te l'ho detto 5 volte amico mio, non mi ha risposto, perché se c'è l'acqua siamo fregati, siamo fregati, siamo fregati. Sì, e infatti due settimane Andrea, ma non gioco mica tutti i giorni, cioè impossibile due settimane, impossibile. Abbiamo detto un mese, poi facciamo un mese e mezzo, poi facciamo due. Come si mettono gli altri piloti? No, è partita. Ah, ok. Ah, sì, non l'hai messi, è vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, fa niente. Perché notte? Perché notte? E io mi trovo di notte. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, vediamo un attimo se Charles finge. Charles finge, ragazzi, è un pintore. No, Monaco no, no, Monaco no, che non è la mia pista. No, Monaco no, 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 no. E intanto Monaco è arrivato primo. È a 1.16 anche. Ah, Charderino, ah, Charderino, qua mi fai il finterello, eh. Ah, Monaco no, ha fatto 1.16, ragazzi. Speravo già che sbatteva su sulle... su, sulle palizzate, ma invece no, eh? Sui muri. Ah, Charderino, hai capito? No, quella no, quella no. E poi? E poi? Il problema è che dove lo sorpasso qui? Dove lo passo? Non c'è
non che ne. Ciao amici, amiche di Twitch, come state? Cazzarola, raga! Porca loca, raga, per fortuna non l'ha messo. Che si spacca. Ah, Monaco, bisogna mettere la macchina che non si spacca, raga. Come hai fatto a superarmi? Ai, Sciarderino, questa me l'hai fatta, questa me l'hai fatta brutta. Questa me l'ha fatta brutta, raga. Qua non si può superare. Come l'ha fatta che era dietro? Mi ha testato. Ah, Sciarderino. No, porca loca, anche il bidone della spazza ho preso dentro. DRS ora attivo. Ciao amici e amiche, come state? Ciao Vertex! Allora, devi capire che la gara è andata bene ma non benissimo. Sono riuscito ad arrivare quarto, ho superato Hamilton. Perez, se avevo altri 6-7 giri lo prendevo, ma non ce l'abbiamo fatta, mi ha fatto girare 3 volte e niente, e non ce l'ho fatta, vita mia. Adesso sto facendo un paio di gare con Sharder, la prima è andata, la seconda, questa qua mi ha un po' trollato, devo dirti la verità, perché mi ha superato in un posto che era impossibile. Poi tra l'altro è partito a dirmi che no, questa qua lui non è, che schifo Monaco, non sono capace, invece mi sta facendo 1,16, quindi insomma mi sta trollando. Adesso la prossima gara di Formula 1 quando è che c'è? Non ho neanche presente il calendario. Mi sa che adesso fanno un po' di pausa. Vai, dimmi!
Ciao amici e amiche, come state ragazzi, ragazze? Oh, Branco sempre dentro un punto lì, eh! Incredibile! Ah, va, va in culo, va! Sono le gomme più larghe dietro e... Dimmi tutto, Vertex, non ho visto la risposta, la domanda. L'hai scritta o non l'hai scritta, l'ho persa? Sette secondi dalla vettura davanti. Allora, in teoria praticamente puoi provarlo se hai il plus, te lo dovrebbe far provare se hai il plus premium, quindi tu non so quando ti scadeva il plus e, se fai il plus premium ti dovrebbe far provare 2 ore di gioco. Dovrebbe essere così, perché allora con l'EA Play te lo fa provare. Sono sicuro. Però l'EA Play non ce l'ha nessuno. Ah, non c'è il Formula 1. Perché non c'è il Formula 1? Dovrebbe essere tutti i giochi oltre a... se no sì, esatto. Come dice Andrea, fai un mese di EA Play che costa 9,99€, ti giochi tutti i giochi della Electronic Arts e ti fa provare 2 ore il gioco, che poi tra l'altro ti mette anche lo sconto, eh? Ti fa il 10% di sconto, perché penso che passare il profilo non ci sia nessuno, io non l'ho mai fatto e non lo faccio. Ho visto, ma è tranquillo. Facciamo una Monza, ragazzi. Allora, facciamo Sharderino, no, vai tranquillo, ascoltami, facciamo un... va bene, grazie lo stesso. Oh, grande mille, Vertex. Sì, no, io il mio profilo non lo do neanche ai miei familiari, è una cosa più forte di me. Gli altri non so se qualcuno vuol fare questa cosa, ma il problema proprio sostanziale è che in teoria dovrebbe farlo provare il Plus. Però, da quanto sembra che dici tu, io l'ho comprato, quindi non posso avere la prova, non me la fa vedere, almeno credo, e l'unico è l'EA Play, esatto, fai un mese, 9 euro, ti giochi tutti i giochi che ci sono anche in Need for Speed, quindi non so, fallo magari in un periodo che sei a casa in ferie, o che hai un po' di tempo, così te lo scarichi, ti puoi giocare tutti i Need for Speed, tutti i Battlefield, i FIFA... E c'è anche la prova di questo gioco, la prova di Grid. La prova, ah, eccolo qua, bravo che hai messo tutti. La prova di Grid c'è anche, quindi secondo me è l'unica alternativa, Vertex. Oh, bravo, mi piace questo genere, questa tua comportamentazione. Grande, così si fa. Fidati, è bello. Poi tu che sei bravo, sinceramente, secondo me ti diverti. Perché qui è proprio ancora più prova e fai tempi rispetto al Gran Turismo, più metterti alla prova, no? Anche se è tutto diverso, eh. Vedrai che è tutto diverso, Vertex. Anch'io l'ho preso dallo store. Ciao amici e amiche, come state? Thank you.
La Madonna, Charles, ma come cazzo corri? No, io non corro mica con te in live, eh. No, 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 no. No, 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 non ci siamo capiti proprio. No, 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 no. Anche a Monza sei primo. No. E a Play costa 3,99 al mese. Ah, avevo capito 9,99 euro, scusa. Avevo letto 9,99 euro. Ok, vai. 3,99 in un mese, costa 24 l'anno. A quel punto uno fa prima a farlo tutto l'anno. Io l'ho fatto tutto l'anno. Mi scade adesso a luglio, penso di rinnovarlo perché comunque anche i giochi dell'Electronic Arts mi fa il 10% di sconto, quindi no, no, Sharder, c'è poco da ridere, non corro con te. Oggi ho deciso che le gare dei 40-50 giri me le faccio da solo. No. Basta, ho deciso. E poi che cazzo è sta macchina che non va alla sega? Raga, ma non va alla sega sta macchina! Ma dai, ma perché è una Ferrari? Ah, la prima volta come fai il pass della Microsoft? Con un euro ti fa in un mese, mi sembra. Sì, beh, comunque 3,99 euro è poco lo stesso, perché se ti fa provare 2 ore di gioco in più, si può giocare a tutti i giochi delle Play che è dentro, se uno non li ha già giocati, sono tanti giochi, eh. Io sì, io ho fatto le Play, poi ho fatto, vabbè, adesso il Premium, il Plus Premium, e poi il Game Pass Ultimate della Microsoft, che lì è compreso. Vettel, sei serio Vettel? Sei davanti ai coglioni Vettel? Sì. Ciao amore mio! Ciao amore! Arrivata Bragali. Eh? No. Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente. Sì, sì. La gara, dici? Ciao amore. Madonna. Ciao amore. No, non è vero. Madonna. Eh sì. Tanto, mio amore. Ciao Leo! Ammo Vettel! Sì, dai! E quando avrei toccato dentro Vettel? Direttore di gara? Vedrai Vertex che c'è una discriminazione impressionante in questo gioco. Ok ragazzi, io adesso poi vi saluto, ci vediamo stasera con Gran Turismo 7, ok raga? Sono fatti cazzi fuori dopo, no? Sì, fa. Scusa, sei arrivata, sei qui. Ben fatto, hai conquistato. Ah, ma stai correndo con i ragazzi, ok? Sì, ciao Pata, ma hai fatto sbattere? Immagino. Ok, i bot ce l'hanno su con me, raga, eh. Ciao Carla, a Vertex. Ciao, grande. Vertex. Madonna, come sono blu. Eh sì. Stavo sotto l'ombrellone, eh. Wow. No, è il giro stamattina che ho fatto in bassa. Ah, beh. Anche da loro lì che... Wow. Bellissimo posto ragazzi, davvero bene, bello, siamo bello. Perfetto, sono contento. Che buon profumo, cazzo. Sono capelli. Mi sei mancata, baby? Anche tu. Anche tu. Vedi un pochino di fatta. Oh,
è vero, proviamo a cambiare un po' la telecamera. I capelli che sono super biondi, super scuri, super scuri. Bellissimo. Due secondi dal stadio, eh? Non ho capito, perché va così veloce, boh, guarda. Sì, vai, è di dritto. È perché non sbaglia. No, è la velocità. Siamo un po' uguali. Lì fa la doccia? Sì, sì, perché qua c'è tutto, anche nella schiaggetta, anche nello scollatore, quello che ha è claustrofobico, è presente, cioè no, infatti ho detto, siamo cambiati là e non so, appena arriviamo a casa facciamo la doccia, perché l'albergo ha lì, all'inizio, dovevamo lasciare. Mia tata, ciao! Certo che correre col cane sopra, raga, non è di certo. Ciao papà, ciao. Sì, amore, ti bellissima, tu sei bella, amore, bella. Dobbiamo portare, ma sai quanti dentro? Lo posso? La prossima volta andiamo, bella raga, anche col giro più veloce. Ah, c'è l'altro giro. Porca miseria. Stai staccando la vettura che ti segue. Guadagni un secondo a giro. Continua così. Pensavo che era già la fine. Bella rossa, bella scura. Sì, ma io sono rossa, io sono rossa. Beh, sono rossa. Garrone, franistici, sì. Perché è uscita sta merda? Vabbè, stai a cagare, va, anche Ferrari del cazzo. È uscita. Grande Sader! Ah, ah, ah. Allora amici e amiche, ciao, mamma mia. Sì, Magnussen, ovviamente il pilota del giorno è Magnussen, che non ha fatto un gas. Sì. Vabbè, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, non fare così che mi. Ah, scusa mo. Bella Loki, ti faccio un ride. Bella raga, quindi vediamo il grandissimo Shadow Design che arriva primo. Eccola, grande, Marco Danz Game sopra, grande. Orecchie, orecchie basse. Orecchie basse per tutti. Grazie. Stasera giochi Formula 1? Un Gran Turismo? Dai, stasera ragazzi, Gran Turismo insieme a Bragali che ci fanno il burgerino, magari, o vediamo Dragon Trail, Monza, insomma, qualcosa facciamo. Ci divertiamo insieme. Grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Faccio un bel ride all'amico Loki. Quindi rimanete. Io non ti vedo, Loki, eh. Loki, come ti chiama Loki? Loki. Ma Loki 7. 4, 7. Oh, aspetta che entro. Così. 4708. Allora, eccolo qua. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo stasera alle ore 21, grazie Sharder della compagnia e grazie a tutti, vi aspetto tutti ragazzi, Vertex e tutti quanti, che ci vediamo stasera, che ci facciamo delle belle garette e anche Andrea, così andiamo avanti a fare il, come si dice,
gli ori al Nürburgring Nordschleife. Amici, andate a vedere il mio amico Loki, che è il maestro driftatore del Marco Drums Games Racing Team MDRT, e che è il nostro team con Loki, Scharder, Carla Bragali, Kevin e Magnussen. Poi dovrebbe entrare nel clan anche Charles Leclerc, mi ha detto ieri al telefono che entrerà dentro nella nostra. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo. Vi mando tutti sul mio amico Loki. Rimanete un po' anche dall'amico Loki e iscrivetevi anche al suo canale. Ciao amici, ragazzi. Ciao. È così si fa? Vai di là tutti? Credo di sì. Aspetta. Fai il ride. Ok. Esatto. Ok, dovrebbero essere andati. Vedi, sto stando Loki 4708, però adesso non so assolutamente come...